pensano di essere catenacciati, perché in realtà poi le ripartenze per l'Udinese sono abbastanza pericolose. A parte il fatto che non è un'accusa che sento spesso nei miei confronti, cioè sicuramente io sono uno che ama parlare con i fatti, non faccio molta pubblicità al mio modo di fare calcio, non faccio molta pubblicità a me stesso, non curo la mia immagine e lascio che parlino i risultati quando ci riesco, e per fortuna ci sono riuscito abbastanza spesso. Questo in generale da quando ho cominciato questa carriera. Per quello che riguarda oggi, credo che la nostra squadra ha dimostrato personalità, voglia di fare, velocità, qualità e attenzione e applicazione. Ecco, noi stiamo progredendo in un percorso che vede io e i miei giocatori mettere tutte le nostre cose migliori per cercare di migliorarci sempre, insomma. E siamo molto felici perché questa è un'altra vittoria fuori casa. Da tanto tempo l'Udinese non vinceva fuori casa e vincere fuori casa è molto bello. Oggi credo l'abbiamo fatto con merito. Mister, sulla prova di Sanchez, una prova comunque straordinaria questo gol, è colpito molto il fatto che si sia impegnato anche in fase di contenimento, quindi con grande intensità, cioè proprio le sue caratteristiche, tutte e due le fasi. Lui è un generoso, anzi delle volte spreca qualche energia perché fa delle corse che se si posizionasse meglio potrebbe evitare, ma va bene così. Il ragazzo ha doti enormi, come diciamo noi a Udine, che lo conosciamo bene, i vostri colleghi di Udine lo conoscono meglio di me, è un ragazzo che ha solo bisogno di maturare dal punto di vista umano, nel senso che è ancora un ragazzino, ancora qualche scappatella, ancora qualche cosa da limare dal punto di vista degli, chiamiamoli, dei comportamenti, anche se è un ragazzo che comunque resta sempre dentro le linee. Ma se farà questo scatto di qualità, il futuro è suo, il futuro è suo, ma sarà un grande futuro. Mister, una cosa, una nota oggi ulteriormente positiva, oltre al risultato, è anche la prestazione di Pinzi. È stata un po' la sorpresa della giornata, perché vedere in settimana pensavamo che lo tenesse ancora fuori, invece uno come lui non si può tenere fuori, e forse meriterebbe anche un pensierino all'azzurro. Beh, questo intanto è un ragazzo d'oro, noi lo conosciamo, lo stimiamo, oggi ha giocato una grande partita come tutta la squadra. Ho scelto i due veloci davanti perché mi aspettavo proprio quel tipo di guizzi, quel tipo di soluzioni che abbiamo adottato nel primo tempo e poi le ripartenze una volta andati in vantaggio. Non che prevedessi di andare in vantaggio, ma pensavo, speravo, supponevo che in velocità potevamo metterli in difficoltà. Per questo ho cambiato sistema e ho scelto la coppia veloce davanti. Poi sono stati bravi loro, tutti quanti hanno giocato una grande partita, ma un pensiero va a Samir, che ha parato un calcio di Andanovic, un calcio di rigore che decisivo, e secondo me, vabbè, non parlo di arbitri, ma non lo faccio mai, è andato tutto bene, ma magari staremo commentando un altro risultato, invece la prestazione dice che la mia squadra ha giocato meglio e ha meritato. A giudicare dalla partita di Brescia, credo che, dove pure avete vinto ma soffrendo molto, credo che questa sia stata la prima grande prova di maturità, forse la prova migliore dell'Udinese quest'anno, se si può fare una sorta di gerarchia, perché avete vinto con pieno merito, ma oggettivamente non è mai stato in discussione, tranne l'episodio del rigore. Ma vede, gli episodi sono fondamentali, perché secondo me a Bologna abbiamo giocato meglio di così e abbiamo perso. La nostra migliore prestazione complessiva è stata a Bologna. Il nostro miglior primo tempo, prima parte di gara abbiamo fatto a Genova e abbiamo fatto 0-0. Qui abbiamo fatto una gara buona, un'ottima gara, ma possiamo migliorare, perché nel possesso palla, soprattutto nel primo tempo, tante volte non siamo riusciti a ripartire proprio perché abbiamo sbagliato il primo passaggio. Però, considerato che appunto questa era una squadra che fuori casa non riusciva mai a vincere da tanto tempo, siamo a buon punto e speriamo di continuare.
lei dovrebbe giocare sempre comunque a San Nicola. È un campo che lo stadio le ricorda fortuna a prescindere. No? Negli ultimi anni sì, in effetti è così. Giusto una domanda, intanto complimenti per lui. Grazie, grazie. Ma al di là dei meriti udinesi dubbi, si aspettava di un Bari così, come dire, spuntato, dismesso nel fatto, si non ha fatto neanche un po', noi non abbiamo. No, io non sono guardate, io non sono abituato a parlare degli altri. Se il Bari non ha fatto una buona, cioè se il Bari ha avuto delle difficoltà è stato per merito nostro. Credo che il Bari rimanga un ottimo progetto, perché cioè, con simpatia lo dico, perché siamo saliti insieme in Serie A con Parma e io guidavo il Parma e abbiamo fatto quella cavalcata meravigliosa insieme e poi ci siamo disimpegnati alla grande in A, sia il Bari che il Parma. Questo mi fa guardare a questa città, a questa società, a questa squadra con simpatia. Adesso magari sarà un momento non particolarmente felice, ma la squadra è in buone mani e secondo me, quelle di Ventura, e secondo me anche buone qualità. Quindi si tirerà fuori. Grazie. Mister, dopo questa striscia di risultati utili, diciamo, cambiano gli obiettivi dell'Udinese? Cioè, quanto vanno la classifica? A noi piacerebbe restare da quella parte di là della classifica, perché vorrebbe dire mantenerci più o meno lontano dai guai, visto che siamo partiti in mezzo ai guai. Di volta in volta vedremo cosa succederà. Se riuscissimo a difendere la parte nobile della classifica sarebbe, credo, già molto importante. Vedremo quello che succederà. Ok? Una cosa, no? Aspetta, scusa. Io direi che mi fanno un po' di distanza, ma io parlerei anche di Isla, è stato a me, Isla è stato devastante alla destra, una partita veramente di spessore internazionale, lui è un giocatore mondiale, quindi penso che l'abbia fatto. Sono contento anche per lui, perché è un ragazzo che sto conoscendo, un ragazzo abbastanza timido, che aveva bisogno anche, secondo me, ha bisogno di sicurezza il ragazzo, ha bisogno di certezze, il gol credo che gli dia un morale importante, perché credo che sia un ragazzo che sembra uno spaccamondo, ma in realtà ha una profonda timidezza. Credo che abbia fatto una grande azione e lui ha fatto un gran gol. Questo è il suo ruolo comunque, ma penso di anche. A me piace capito. Molto in quel ruolo, da interno lo vedo un po' meno, però secondo me è duttile, può fare qualsiasi ruolo in quella zona lì. Perfetto, grazie.